un centro plurispecializzato di formazione e addestramento che punti sull'aggregazione di più figure specialistiche impegnate nel soccorso in elicottero. La sua realizzazione in Puglia è l'obiettivo ambizioso di Academy for EMS, Accademia delle Emergenze, messa a punto da ELIEM, Helicopter Associazione Infermieri e Medici di Eli Soccorso, con sede a Casamassima. A Bari, particolari illustrati alla presenza della madrina dell'iniziativa Nancy Dell'Olio, avvocato e imprenditrice, recentemente nominata Cavaliere al Merito della Repubblica per il suo impegno in svariate attività umanitarie. Il progetto è un'iniziativa straordinaria che è già esistente, loro chiaramente di infermieri e medici prestare soccorso in elicottero, il primo che non è prestare protezione in elicottero ma è portare una struttura ospedaliera su un punto di emergenza. Questo significa che loro già, hanno già all'attivo credo più di 15 vite salvate, ma questo è quello che l'Accademia vuole formare, quindi avremo della formazione che assolutamente crea posti di lavoro, che è un'iniziativa straordinaria e che possa portare il progetto, può contribuire a portare attenzione alla Regione Puglia nuovamente, alle sue iniziative di eccezione. Questa potrebbe essere la prima, mi auguro, di tante accademie sul territorio italiano, ma perché non in Europa. Il progetto prevede un modulo formativo integrato che consentirebbe a tutti i professionisti coinvolti nell'attività, e quindi medici, assistenti, infermieri, il raggiungimento di standard d'eccellenza nelle operazioni di immediato soccorso. Ad oggi già 150 le richieste di iscrizione pervenute al corso specialistico di elisoccorso attualmente in essere presso la sede dell'associazione ELIEM, con una protezione temporale che impegnerà i formatori sino al 2018. Abbiamo costituito questa associazione Academy for EMS. Academy for EMS è un agglomerato di tutte le tipologie di branche specialistiche legate sempre all'emergenza. E in modo tale che il discente che da Padova o da Palermo devono recarsi per un percorso di formazione legato all'emergenza per la centrale operativa del 118, per le procedure di rendezvous nel soccorso, per una svariata tipologia di corsi di formazione, quindi avremo direttamente un punto di riferimento tutto pugliese.